Ciao e benvenuto sul canale YouTube di GMC Impianti. Oggi ti facciamo vedere come si è operativi quando ci sono problemi di umidità e di muffa in un'abitazione e quindi veniamo contattati per intervenire facendo un ricambio aria. Okay, giusto per farti capire, perché tu hai sempre visto video del lavoro finito. Oggi farò un video in vari step, poi farò un montaggio di tutto per farti capire proprio fisicamente cosa succede, che operazioni vengono fatte e tutto. Ok, noi siamo arrivati da un paio di ore, abbiamo giusto parcheggiato, preparato il tutto e adesso abbiamo iniziato a creare il vero e proprio cantiere. Conta che attualmente la proprietaria di casa non c'è perché è via per lavoro. E comunque noi di solito entro le 5, 5 e mezza, in linea di massima, alla massima le 6, in base comunque a quelle che sono le tue esigenze, e rimappiamo il tutto in maniera tale che tu puoi tornare a vivere, perlomeno pranzare, far la cena, farti la doccia, quello che devi fare, e dormire, e alla mattina poi rientriamo e rimappiamo tutto di nuovo per renderti la possibilità di vivere comunque nella tua abitazione, dandoti il meno disagio possibile e sporcando soprattutto il meno possibile. Ok? Ecco, adesso ci siamo di nuovo. Per darti un'idea, questa è la terrazzina dove abbiamo messo un po' di tubazione, una piccola impalcatura. Questa è tutta l'attrezzatura che ci serve. Ok? E poi iniziamo a vedere. Tipo, adesso noi dovremmo fare un foro lassù e un foro lassù. Quindi cosa succede? Che abbiamo messo da parte tutto quello che era gli oggettini piccoli, le bottigliette, le cose, ok? E abbiamo già iniziato a coprire tutta la cucina. Chiaramente il pavimento per adesso è ancora in tonso perché non lavoriamo qua, ma quello che è la zona camere e bagno, che è dove andremo a iniziare i lavori, come puoi vedere, tutto chiuso, blindato, in maniera tale da sporcare il meno possibile. Come puoi vedere, questo è una delle problematiche, il bagno, vedi, pur essendoci un ventilatore, comunque il ventilatore va, non va, non ha punti da dove prendere aria e tutto, non basta, perché si formano delle muffe in quel punto lì e soprattutto, adesso non si può vedere, poi lo vedremo in un altro giorno, anche all'interno delle mattonelle nella doccia hanno queste problematiche. In più, l'altro problema, ecco qua siamo nella camera, come puoi vedere abbiamo già messo teli dappertutto, per terra, sulle pareti. Adesso andremo a fare l'armadio. Qua ci sono i ragazzi che stanno lavorando. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Il Massi non si fa mai vedere, ok? Vedete là? Vedete qua? Qua c'è il problema in questo angolo qua. Qua oltretutto hanno trovato anche un'infiltrazione derivante dal soffitto e quindi andranno a sistemarla. Però di base il problema cos'è? Vedi, lassù, qua giù, ci sono delle macchie, dietro lì, e anche si vede, no, non si vede. Ok, comunque, per farti capire che una volta che noi abbiamo finito, poi a fine serata si tira via tutto e tu puoi tornare tranquillamente a vivere nella tua abitazione serenamente. Ok? Cemento armato da 40 mm. Eccoci qui alla seconda giornata di lavoro. Come puoi vedere c'è sempre il materiale che abbiamo rimesso dentro. Qua c'è Massi che sta finendo il foro nel muro, quello per la ripresa della cucina. Ok, abbiamo già iniziato a vedere dove passare. Eccoci qua, qua c'è sempre il bagnetto, vedi, questo è il plenum. Eccolo lì, quello andrà a fare la ripresa dell'aria in cucina. Poi andiamo qua dentro, qua siamo riusciti a fare i due passaggi nel muro di cemento armato, perché la macchina poi l'ha messa fuori. Quello è il primo plenum, quello è il secondo plenum.
avanti. Ok, adesso andiamo a vedere un attimo di là, seguiamo Alessandro. Accendiamo la luce. Qua praticamente abbiamo montato i due fori fatti, montato la macchina. Sopra la macchina, come puoi vedere, c'è un pannello, perché in questo caso qua hanno dei problemi e ogni tanto gocciola, quindi intanto con un sistema non andiamo a salvaguardare la macchina. Poi qua c'è la presa d'aria esterna che andrà a prendere qua fuori, e qua abbiamo una buca di lupo proprio a filo giardino. Ok? Ecco. Questo è quanto, ci vediamo dopo. Eccoci qua, queste sono le canalizzazioni montate. Vedi, siamo qua, questo è il bagno. Qua hanno già chiuso i soffitti, e quindi hanno riscatolato tutto. Comunque ci sono le foto con le tubazioni là. E basta, qua ci andrà una bocchetta lassù che fa la ripresa del bagno, i nostri comandi e le due griglie, quelle che adesso bisogna stuccare e poi vanno montate. Le griglie le avevi già viste nell'altro video. Ok, adesso andiamo a vedere fuori un attimo. Eccoci qua, adesso l'impianto è già in funzione, adesso la terza velocità si sente proprio pochissimo rumore. Abbiamo fatto la presa aria esterna, quella qua, lo scarico e via. Bene, con questo è tutto. Oggi purtroppo sono un po' raffreddato e ho una voce strana. E con questo è tutto. E continua a iscriviti al nostro canale YouTube per rimanere aggiornato e vedere i video che continuiamo a proporti, per vedere delle soluzioni nuove ogni volta. E ci vediamo alla prossima. Ciao e alla prossima.